Materica è un atelier di verniciatura e di nobilitazione di diverse superfici tramite riporto di vero metallo. Ne parliamo con il titolare Maurizio Orfino in 5 minuti. Buongiorno a tutti, sono Maurizio Orfino, amministratore di Materica, azienda che nasce come un'azienda di verniciatura a scopo anticorrosivo che con il tempo si è trasformata appunto in un atelier di verniciatura e la tecnica che principalmente ci contraddistingue che è la metallizzazione, quindi la fusione di vero metallo su superfici diverse. Ci può spiegare come avviene questa trasformazione? Viene spontaneo pensare in uno dei tuoi lavori che si tratta di incollare il metallo su una superficie. Non è così, ovviamente, e c'è una tecnica molto particolare, se ce la può riassumere velocemente. Velocemente. Allora, sostanzialmente prendiamo del filo metallico, questo ad esempio è filo di zinco, lo carichiamo in una pistola ad arco elettrico che fa, questo ad esempio invece è il filo di ottone, che fonde fisicamente il metallo e lo spruzza violentemente sul supporto che noi preventivamente abbiamo preparato, perché diversamente il metallo se no non si fissa al supporto. Quindi il nostro know-how trentennale nasce di aver applicato questa tecnica a scopi anticorrosivi e aver capito come le varie superfici vengono trattate per fare in modo che questa fusione di metallo si agganci sul supporto e trasformi. Vi faccio un esempio per qui sotto mano. Questa è un pannello in legno MDF su cui abbiamo fuso dell'ottone, vedete che andiamo a creare superfici eterogenee diverse. Vi faccio vedere un'altra cosa che è molto interessante, proprio sperimentata in questi giorni. Questa è paglia di Vienna, quindi paglia dove abbiamo portato del filo di rame. Quindi abbiamo trasformato la paglia in metallo. Ecco, la superficie su cui andate ad applicare il metallo deve essere trattata in qualche modo preventivamente oppure no? Perché immagino che con le alte temperature del metallo fuso il legno o la paglia addirittura possano prendere fuoco. La tecnica viene definita appunto a freddo perché il metallo viene parcellizzato talmente finemente e proiettato violentemente sul supporto che arriva praticamente freddo, ma il pretrattamento della superficie fa in modo che si possa agganciare. L'applicazione del metallo può avvenire anche in opera oppure deve essere preparato il materiale e poi posato in un secondo momento? La tecnica va fatta assolutamente nel nostro stabilimento di Scorpione, ne abbiamo poi una sede anche a Tre Baseleghe, è fatto in una cabina che è insonorizzata, l'operatore ha un facciale filtrante perché stiamo fondendo metalli pesanti, quindi non è un qualcosa che si può fare in opera e abbiamo una cabina abbastanza grande che ci permette di fare anche dimensioni oltre i 10 metri. Ad esempio, anni fa abbiamo fatto la sede della Benetton a Treviso, non so se qualcuno ha mai visto, ha dei paloni molto alti, decine di metri, li abbiamo metallizzati con zinco e verniciati, piuttosto che il pesce di Barcellona, con delle placche che abbiamo metallizzato con ottone. Qual è la situazione più particolare dove avete applicato questa tecnica? Allora, quella che mi viene in mente, sicuramente ci dà anche molto orgoglio, è la metallizzazione con filo di zinco di tutte le recinzioni del Colosseo, attorno al Colosseo di Roma. Quindi è qualcosa, io quando spesso vado a Roma vado a vedere, vado a toccare, è una grossa soddisfazione aver fatto questo lavoro. Ci sono dei limiti oltre la fantasia per questa tipologia di tecnica? Sì, c'è qualche materiale, ad esempio io parlavo prima di plastica, però non tutte le plastiche, perché plastica è un termine molto generale, c'è qualche difficoltà di adesione, quindi non le proponiamo, abbiamo fatto sperimentazione su sperimentazione, qualche tipo di marmo, ad esempio, mentre con il travertino funziona molto bene, con altri tipi di marmi non sempre, quindi abbiamo fatto una selezione e oltre a questo poi tutti i nostri campioni, soprattutto nel mondo del legno, li abbiamo poi fatti certificare da un laboratorio internazionale. E com'è stata risolta la problematica della diversa modalità di dilatazione dei materiali? La maniera per fare in modo che il metallo che tira non vada a deformare il supporto è andare a fare una compensazione sulla parte interna o con metallo stesso, a volte è sufficiente anche con una vernice. Quindi riusciamo a controbilanciare i supporti in modo da creare
che non ci siano delle deformazioni, delle curvature. E se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi per avere maggiori informazioni o per magari nuove sperimentazioni, quali riferimenti ci lascia? Allora, tutti i nostri social, quindi il canale YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, sono attivi, il nostro sito www.materica.eu e un indirizzo email dove potete contattarci, info@materica.eu. Maurizio, io la ringrazio, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata.